Buongiorno, venerdì è passata già una settimana da quando ho registrato il primo video, però io non capisco. Allora, faccio video dove mi impegno 1.800, 1.700, 1.600 visualizzazioni con la monetizzazione. Faccio un video normale dove, cioè, non ci metto granché. Metto una musica che non mi permette la monetizzazione, il video va bene. Cioè, perché dovete farmi questo? Perché? Vabbè, non importa. Venerdì, oggi verrà a casa a pranzo un amichetto di mio figlio, cioè come se non già va senza problemi. Quindi devo fare in modo di uscire e sistemare tutto prima che io poi riporti i bambini a casa. Perché pare brutto che poi va la mamma e va a dire: mamma, la casa di Giussi era una merda. Pare brutto, brutto, non si fa. No. Nicole.
cosa buona che hanno fatto è che hanno mangiato se ne sono andati. Mio figlio, l'amico di mio figlio, vabbè, io, ok, anche io ora mi alzo e me ne vado. Vabbè, sparecchiamo. L'ho già detto che oggi è venerdì. Fantastico, oggi è venerdì. Artiglieria pesante, perché si esce soli, si esce soli. Abbiamo sbollinato i figli e nonni, senti, no, pisello, e stasera si esce, quindi cenetta per due, poi dopo un cocktail così con gli amici a casa, ritirare, e domani, se tutto va bene, se il tempo lo permette, se il tempo è buono, un girinuto. Vado a struccare, mi vado a truccare, mi vado a vestire. Cercando di lavorare, ma ci sono Nicole con altre tre amichette e non immaginate la confusione che fanno le femmine. Cioè, io pensavo che mio figlio con l'amichetto, cioè, hanno fatto casino, ma quattro che stanno alzanti è anche peggio. E non riesco a lavorare, non riesco a concentrarmi, non riesco a finire sto cazzo di quello che sto finendo. Perché devo consegnare il menù a una mia cara cliente e amica virtuale sul web. Le ho fatto un menù e sto cercando di finire con tutti i prezzi
per fare la sua lista della spesa, per andare direttamente al negozio dove lei va abitualmente e fare la sua, quindi fare la spesa per rimanere nel budget. Dopodiché domani le devo consegnare invece tutti i video con la preparazione di alcuni piatti che io ho indicato nel menu, che lei, diciamo, dovrà replicare. Quindi un passo passo delle cose da fare. Ma se non se ne vanno via questi occhi, io non posso lavorare. Stamattina, buongiorno, stamattina prima di uscire, visto che oggi è... Vi tengo compagnia qualche minuto perché vi faccio vedere, perché qualcuno di voi me l'ha chiesto, come faccio le mani. Allora, questo è il mio smalto gel che ho rimosso con le unghie mentre vedevo la televisione perché non sapevo che fare. E quindi adesso ho deciso di farmi un altro colore. Siccome qualcuno di voi me l'ha chiesto, ve lo faccio vedere. Allora, praticamente rimuovo prima con questo solvente per rimuovere il gel, quindi ovatta, cassa spagnola, e poi metto queste alle unghie, okay, per finire. Dopodiché quindi le limo, poi base, colore, il top coat e ho finito. Facilissimo, non facile. Allora, che colore facciamo? Facciamo il marrone. Ok, facciamo. Allora, dopo aver rimosso il gel dalle mani, andiamo di... Adesso, dopo due passate di smalto, questo è il risultato. Non carico molto, anche perché io poi tra una settimana, 5 giorni, mi stanco, lo tolgo e metto un altro. Quindi è inutile stare a ricalcare. Quindi adesso mettiamo il top coat e poi sgrassiamo l'unghia quando abbiamo finito. E basta, ne abbiamo finito. Tutti questi strumenti sono facilmente reperibili o nei negozi cinesi o su Amazon o su qualunque sito. Ecco. Non ci vuole granché se non l'abilità, ecco, nel mettere lo smalto. Diciamo, è un modo un pochino più economico per chi vuole avere le mani in ordine, soprattutto per noi donne che facciamo i mestieri di casa. Sempre a me lo smalto non dura niente, si sbecca subito, perché io solitamente non uso i guanti, soprattutto quando poi non avevo lavastoviglie, quindi lavavo i piatti anche 2 volte al giorno, e quindi lo smalto non mi durava niente. E il gel era per me, diciamo, un modo per poter avere le mani sempre in ordine, perché questo il gel non si sbeccava con mentre facevi i servizi, cioè lo smalto non veniva via il giorno stesso, ecco. Però siccome mi pesa prendere questo appuntamento fisso ogni 3 settimane, lasciare,
casa, perché poi puntualmente il giorno in cui prendi appuntamento hanno un casino di compiti da fare e quindi preferisco farlo in casa, anche perché poi quando mi scoccio cambio colore, quindi mi trovo bene così. È giusto per avere la mano in ordine, senza grandi pretese, se voglio di più, o mi faccio un corso o vado dall'estetista. Facile. Bene ragazze, allora le mani le ho fatte, adesso ultimo caffè e poi dopo si parte con la Baradan. Devo uscire, quindi mi preparo, preparo Nicole, pulisco casa. Potrebbe iniziare un altro vlog, però ecco, magari più avanti, no? Cioè, non tutti insieme, anche perché vedete le stesse cose. Va bene ragazze, al prossimo video.